Basta, siamo pronti. Buonasera. Velocissimi, no? Ci siamo. Ci siamo. Siamo quasi pronti, aspettiamo che arrivate, ok? E partiamo con la lezione di buchi intermedio avanzato. E oggi abbiamo fatto un bel programmino, ci sarà un bel 8 ottave, dai, quindi sì, divertenti, dai. Non difficili, ma per ricordarsi 8 ottave abbastanza variopinte, ci siamo. Stiamo aspettando che arrivate intanto, perché qualcuno sì, già lo vediamo e sì, appena, sì, ci siamo. Appena vediamo. Intanto vuoi dare l'info intanto che stanno arrivando tutti? Le brutte così, notizie. Anche per, Le brutte notizie. No, le brutte, sono le notizie. Va bene. Che settimana prossima ci prendiamo questa settimana di pausa. Dalle lezioni online. Esatto, perché ci dobbiamo un po' preparare per quello che potrebbe essere la riapertura della scuola e di conseguenza ci prendiamo un attimo una pausa. Più che altro ci prendiamo tempo per dedicarlo al lavoro per la riapertura e che non sappiamo, ma prevediamo anche se il decreto in Lombardia dice che si possa riaprire già dal 31 in poi, noi pensiamo, essendoci anche il ponte eccetera, di prenderci ancora una settimana in più e quindi l'otto. Che probabilmente riapriremo l'8 se tutto va bene, che non cambiano le situazioni, quindi si pensa di riaprire l'8. Esatto. Detto questo, io direi che possiamo comunque partire con la lezione di questa sera. Buchi, intermedio avanzato. Sei sprint. Partiamo da una posizione chiusa, quindi in base, facendo una base, è fatto, è sistemato tutto fuori. Le mutandine tutto a posto. Dai, Tiziana, dai. Posizione chiusa. Facciamo una base, dopodiché invece che fare un classico send out, un tap turn, facciamo già da qua, cambiamo e facciamo uscire il leader dalla parte opposta. Quindi creeremo un front step. Tutto posto. Sì, volevo guardare. Sì? Ok, creiamo un front step, quindi passo in avanti per creare lo spazio allargando il 2 per passare sotto noi leader. Ok? Leaders. E quindi per far sì che non sia una classica uscita dove si muove sempre solo la folle. Cosa deve fare il palmo della mano? In realtà voi siete col palmo in questa posizione qua, non fate nient'altro che tenere il palmo verso l'alto, sopra la vostra testa col gomito giù. Girerete in questo modo. Terminerete che il palmo guarderà il basso, perché scorrendo succederà questo. Scorre, ci ritroviamo che il palmo guarda il basso. Da una posizione chiusa sarà 1, 2, triple step. Attenzione, dobbiamo creare lo spazio a noi stessi per girare, quindi 1 sul 2. Guido la polvere e già metto la freccia col piede destro e mi creo lo spazio per passare. Se sono troppo attaccato in linea con la polvere, non ce la faccio, quindi 1, 2, sta lì. Ok, qua avete lo spazio anche per il gomito per passare. Triple step. Tenetevi il braccio, uomini, più vicino a voi. Verso la dama. Quindi 1-2 alla guida sarà già all'1,5, ok? Quindi 1,5-2, triple step. E la polvere è già in posizione aperta, come per magia, come per base 6. Esatto. Quindi abbiamo base 6 e fuori follower col giro dell'uomo che va dall'altra parte. Proviamo 5-6, indipendentemente che partiate con una presa, diciamo, a morsa o con l'invito di chiedere la mano alla dama e la dama la dà, ok? Chiedo la mano, la 5, 6, 7, base, 1, 2, triple, andate in posizione aperta, di nuovo, 5, 6, 7, 1, 2, tempo, bravo, ok, abbiamo fatto le prime due basi, sì. Quando arriviamo in posizione aperta, la mano libera, cioè la destra dei leaders, va a invitare la sinistra della folla. Quindi ci troviamo con le mani o contrarie.
Cosa vuol dire? È così che con una guardi giù e con l'altra guardi su, hai capito? Va bene, prendete l'altra mano, ok? E avete entrambe le braccia connesse, sì? Da qua invece che fare il classico 1-2 e che sia col clip or change o col rock step, l'uomo va a fare un ennesimo front step in avanti per creare un movimento all'unisono, dove voi vi muovete all'unisono in avanti e poi indietro col triple. Quindi il primo movimento sarà 1-2 triple step. Hai finito di masticare? Cosa c'è? Hai finito? Vai, quindi. 1-2 triple step, ok? Quindi ricapitoliamo dall'inizio. 1-2 triple 1-2 triple, prendo la mano, attenzione, lasciate già per convenienza e per far sì che vi ricordiate qual è la direzione che volete andare, il secondo triple leaders avanti, ok? In modo che l'1-2 distinto poi verrà avanti. Triple step, rifacciamolo slow. 5, 6, 7, 1-2 triple, gira l'uomo, 1-2 triple, la mano, avanti, 1-2 triple. Da qua, avendo tirato e con la spalla sinistra e col braccio sinistro, l'istinto, se poi alzate il braccio, vi farà arrivare la follower con un giro interno, ok? Col secondo triple, quindi se partiamo dal primo triple diventa 1-2 triple, triple step. Ce l'avete alla vostra sinistra, normalmente queste azioni le fate alla destra, è meno consone farlo sulla sinistra, ve la ritrovate a sinistra. Un po' al contrario, facciamo. Hai visto? Vai, rifacciamo. 5, 6, base, via. 1-2 triple, triple. 1-2 triple, triple. 1-2 triple, triple. Sì? Facciamo l'ultima base prima di fare quella che sarà una parte interpretativa, ok? C'è un basket a 6 contrario, anche qua, quindi diventa 1-2, 1-2, perché siamo connessi in posizione side by side in questo caso, quindi è meglio rock step. Triple in avanti, facciamo andare la forward, noi gli andiamo dietro con un passo leggermente laterale, 1-2, lasciala andare avanti, noi andiamo laterale ma rimanendo dietro di lei, per creare quello che è lo stretch vomitino, no? Ok, arrivato qua, alla fine all'inizio del triple c'è già la connessione, alla fine del triple c'è già la guida per tornare in quella che è una posizione aperta, quindi il basket diventa a 6 tempi. Facciamolo rivedere. Siamo in posizione, ci siete? Ora sarete in posizione, bene, ora possiamo partire. 5, 6, 7, 1-2 triple e triple step. Quindi per noi il primo triple sarà leggermente in avanti e il secondo triple con la sinistra sarà brutalmente indietro. Dipende dalla guida, sì, ok. Però ecco, come guida sarà più forte il secondo. Per il leader, prima portate la follower avanti, soprattutto col braccio sinistro che è connesso dietro la schiena. Da qua, quando tirate la follower, invece tirate prevalentemente col braccio destro e lo lasciate, perché se non lo lasciate si srotolerà dall'altra parte, ok? Quindi, all'andata braccio sinistro accompagna di più avanti, al ritorno accompagna di più il braccio destro e rimane quello che è il braccio sinistro dei leaders, ok? Rifacciamolo ancora da questa posizione, facciamolo dalla parte prima, dalla posizione frontale che è più semplice. 5, 6, 7, 1-2, 3 e 4, 5, 6. 1-2, 3 e 4, 5, 6. Sì o no? Devi stare ben dietro, se no da lì esci. 5, ancora, 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 ancora. 5, 6, 7. 1-2, 3 e 4, 5, 6. 1-2, 3 e 4, 5, 6. Se volete aiutare la vostra follower, durante la fine del primo triple step, vi muovete anche voi, quindi date l'input alla follower alla fine del triple e col secondo triple vi muovete anche voi leggermente indietro per far sì che la strada, il percorso, non lo faccia solo lei, esatto, ma anche voi. Potrebbe essere, se vi dà la guida appunto sul 4, noi facciamo rock step, triple step e cominciamo già ad andare indietro. E poi completiamo. Dipende, ragazze, donne, followers, lì dipenderà dai leaders.
Se i leaders guidano bene col tempo giusto, non fate in tempo a finire il primo triple che già tornate indietro alla fine del triple. Se il leader è un pelino in ritardo, finirete il primo triple e tornerete sul secondo, quindi diventerà un pelino più complicato se la musica è veloce. Sì. Ok. Intanto guardo se c'era, perché vedo... Vai, ma ti sposti che c'è il tuo testone in mezzo ovunque. A metà. Allora, mi chiedono se poi si potrà ballare in coppia, ma nei corsi intendi? Sì, allora. Presumiamo che non si possa fare il cambio delle coppie. Esatto. Si presume appunto che se viene una coppia, marito e moglie, ballano in coppia loro due, o comunque una coppia, non si fanno i cambi. Ecco, quindi la donna sola che viene a fare una... Perlomeno finché non passa la malattia, insomma. Esatto. Non si possono fare i cambi. Ok. Quindi bisognerà organizzare delle coppie fisse, o ve le organizzate tra di voi, o bisogna organizzarle, insomma, o marito e moglie. Questa cosa, sinceramente, non è ancora ben chiara, sul decreto non è specificato allora, nulla di questo. Prima di procedere all'apertura della scuola e anche alla tipologia dei corsi, stiamo proprio vagliando queste situazioni, è per quello che ci prenderemo quella settimanina in più, perché stiamo aspettando di vedere per tirare fuori la tipologia dei corsi, cercando di accontentare la maggior parte delle persone, insomma, per quanto riguarda giugno. A settembre, secondo me, già cambierà il mondo, no? Perché sono positivo, quindi penso che cambierà il bene molto. Però nel frattempo, per quanto riguarda l'estate, sarà così. Detto questo, l'ultimo passo da fare... che sarà la parte interpretativa per chiudere le quattro ottave, sarà il Techieni. Ok, Techieni più o meno lo conoscono tutti. Se non lo conoscete, non importa. Ginocchia flesse, sedere fuori. Ok, leader parte, essendo che parte con la gamba sinistra, con la gamba sinistra, una follower. Inizia con la gamba destra e faremo quattro passettini indietro, passettini, quattro allungamenti indietro. Ok, sono dei touch e degli appoggi, quindi tocco e appoggio, quindi sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi non si dovrà vedere 1, 2, 3, non si spinge niente. E non sono neanche dei rock step, non è questo. Ok, si è già, vai sì, vedere. Si è già in connessione, si lascia andare solo le dita all'inizio del primo movimento per far capire che posso lasciare andare la gamba. E il peso è sempre sulla gamba che è davanti, non su quella che va in. Quindi il corpo rimane sempre col peso qua. Davanti. Si allunga solo la gamba, ok? Questo per un'ottava, quindi è sinistra, destra per i leaders e destra, sinistra per la follower. Contate quattro. Quindi per le followers, ok? Adesso vediamo il completo, questa è la prima parte, attenzione, poi ci sarà la seconda parte, poi le dobbiamo collegare insieme. Tutto sarà base 6, la facciamo vedere una volta che magari non me la ricordate perché insieme non l'abbiamo mai fatta tutta. Base 6, passa l'uomo sotto, chiede la mano davanti, fa passare a sinistra la follower, basket contrario e viene. Sì? Questa è la prima parte. Intanto diteci se avete capito, no? Io lo proverei lentamente. Invece. Sì, rifacciamo, se avete dei dubbi, va bene. Nel frattempo fate le domande. Intanto lo ripassiamo. 5, 6, 7. Base. 1, 2, 3 e 4, 5, 6. 1, 2, 3, doppia presa, gira la dama a sinistra. 3, 4, 5, 6. Fuori dama. 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E uno dice, perché fino ad ora ha contato 4 basi 6 e poi alla fine 8. Ha contato 8? Perché la parte matematica. Perché 4 basi 6 corrispondono a quelle che sono 3 ottave. Perché 6 per 4? 6 per 4? No, ti tiro la domanda a te. 6 per 4? 24. E 3 per 8? 48. Lo sapevo che diceva la cazzata. 24, di conseguenza siamo alla fine della terza base, la quarta la usiamo per interpretare la musica. Quindi se io conto lo mio lì,
Ok? Sì? Chiaro. Adesso proviamo in musica. Che ne dite? Vai. Nel frattempo, no, vediamo se avete domande. Se l'avete capito, procediamo in musica con la prima parte. Poi abbiamo la seconda parte, ok? Che collegheremo la prima. Vediamo. Per il momento tutto tace. Il discorso musicale è tutto chiaro. Il discorso musicale, ragazzi, ci vuole un po' più tempo perché in 2 minuti online non penso che sia. Va bene, dai, ci siamo. Intanto lo riproviamo con la musica. Comunque avete sempre tempo per scrivere. Parte niente. Ora aspettiamo la fine della puntata. We'd rather instead of forgetting with somebody else. Go. There will be no one unless that someone is you. I intend to be his dependent. La Titti oggi non ce la fa. Vieni, arrivo. Allora, c'è la testa aperta per chiuderla. Abbiamo rallentato la musica perché sennò diventa abbastanza impegnativo. Rifacciamolo. Come vedete, stiamo aspettando per cercare di fare un po' di interpretazione, cioè la chiusura del periodo. Stiamo aspettando l'inizio sempre del periodo musicale, partendo ovviamente sull'uno della prima frase musicale, ok? Del periodo. Detto questo, per chi non lo sa, seguiteci e fate la sequenza con noi, ok? Rifacciamola ancora, vai. Aspettiamo l'intro, quindi, poi partiamo insieme. Lo rifacciamo un altro paio di volte, poi andiamo avanti. Abbiamo 10 minuti, eh? Sì, sì, ce la facciamo. Seconda parte. Andiamo avanti, perché la Titi mi ha detto, mi raccomando, che mancano 10 minuti e vuole concluderla, che gli piace quello che andiamo a fare. Allora, sì, che belli sempre giocosi. Titi ha fatto venire la Rianca Paolo. Okay. Allora, facciamo prima la versione facile, così la concludiamo, ok? Qua in teoria cambiate la mano, chiedete anche la mano destra per i leaders. Ok? Perché voi avete terminato facendo il tekiene e tenendo la mano sinistra. Chiediamo la mano destra. Invece che far passare la follower con un cambio di posto, fate passare la follower alzando il braccio destro. Per noi, la base. Per noi è un cambio di posto, cambia solo il braccio per l'uomo come guida. Però per noi sei è... sicura? Sì. Io non lo so, sei sicura? Sì. Hai ragione. 1, 2, triple, triple. Per noi è una camminata passaggio un cross, ok? Sì, quindi molto semplice. Da qua, allora, per chi ha difficoltà non fa nient'altro che chiamare la follower invitandola con la mano sinistra per tornare in una posizione frontale, se okay? Fosse un ivo semplice, ecco. Ok, una vecchia figura da sala che viene chiamata ivo, ok? Comunque un cross anche, un attraversamento. Quindi, 1, 2, triple, triple invita la follower, triple, triple.
Per chi ce la fa invece, sarebbe carino sfruttare quello che è un pop turn, quindi una rotazione sul 2 con un giro e mezzo della folla. A sinistra, all'interno. 1, 2, triple step, triple step. Sì? Allora, come si fa a guidare? Dobbiamo spiegarlo veloce anche perché in teoria sì, sono l'abbiamo ripassi. L'abbiamo già fatto, anche esatto. Nelle video lezioni l'abbiamo già fatto. Esatto. Sul 2, 1, 2 diamo la rotazione interna della folla. Quindi l'uomo, il leader, per comodità può fare anche un rock back. 1, 2 do la rotazione, all'inizio del triple vado a mettere la mano sul fianco o sulla schiena della follower, ok? Alla fine del triple lascio andare per aiutare la follower a srotolarsi, a tornare nella posizione opposta, quindi diventa. Io devo essere veloce sul 2, quindi già qui 1, 2 a mettere la freccia e sul triple continuare la rotazione a sinistra. Questo è dovuto alla guida dei leaders, eh? Ok? Quindi diventa 1, 2, triple step. La fine del triple in teoria la follower dovrebbe già essere, non dico frontale, ma con le spalle in perpendicolare al leader, comunque nella posizione aperta. Un consiglio, girate, quando mentre girate con la testa cercate subito immediatamente l'uomo, vi aiuta ad arrivare prima. Quindi viene chiamato? Spotting. Ok. 1, 2, triple step, triple step. Sì? Quindi dalla posizione aperta la seconda parte sarà 1, 2, triple step, triple step, 1, 2, triple step, triple step. In realtà, lo facciamo vedere anche di schiena, in realtà se io faccio questo potrei far girare la follower senza toccarla per farla arrivare di là. Io adesso ho fatto anche un giro interno del leader. Altrimenti posso dare l'aiuto, come abbiamo detto, mettendo la mano per aiutare a terminare il giro alla follower, soprattutto se è in difficoltà. È un'azione... sia per scelta guidata perché crea una dinamica diversa o per aiuto perché vedete la follower che magari sta facendo fatica a terminare il giro o per salvare la follower che magari è scivolata. Insomma, serve per varie cose. Fatto questo, che ci troveremo nella posizione frontale, avete voi leaders la mano sinistra connessa, la destra classica di ballo. Andiamo a fare un giro interno cambiando la direzione, ipotizziamo che questa è esterno. Per me è interno, esterno è questo, questo è interno, questo è interno. Ma se giri fuori. Ma tu fatti i fatti tuoi, è interno, ok. A sinistra. Quindi per noi a destra, quindi sarà 1, 2, può essere sia kickball change che side step, ok? 1, 2, triple step, ruotiamo entrambi, quindi muovendo corpo e lasciando andare la mano. Triple step, secondo triple, torneremo fronte alla folla. Quindi tutto completo sarà la seconda parte. Alzo il braccio destro del leader. Pop turn. 1, 2, triple. Triple, giro interno. O esterno. Triple, ok, basta. È interno. È interno. Okay. Interno alla coppia, interno. Interno. No, quello è esterno. Interno. Detto questo, arrivate qua di fronte, facciamo una specie di sugar push con un saltino. Quindi finiremo il triple e facciamo saltare la folla. Adesso vi faccio vedere come. Saltare. 1, 2, triple, salta! Così, visto? Ok. Cosa vuol dire? No, adesso è esagerato, ok? Fate finire il triple alla fine del triple o già con la pausa all'inizio del triple, fermate la follower, in modo che lei capisce che c'è una spinta, prendete il tempo per dirgli, guarda, frena e salta un po' indietro, crea un po' di spazio. Avete visto che il salto non è? Non è un vero salto, è un piccolo jump, piccolo salto. Vai, quindi, 1, 2, scarica e vai ad aprire la posizione della coppia, ok? Se siete in ritardo, siete con la guida, avendo già eseguito il triple, lo fate sulla fine della del passo triple, quindi. 1, 2, triple, e diventa più di corsa. Il consiglio è quello di stopparlo. Sì, è anche meno sentita come guida da parte della folla. Quindi l'azione completa fino a qua, prima di arrivare alla parte interpretativa, sarà: alzo il braccio destro dei leaders, pop turn, giro interno insieme, salto, 1, 2, carico e ok? Sì. Da qua, visto che sono stato velocissimo, okay. Aspetta un secondo, respira. No, da qua. Domande, aspetta, poi fare le domande.
Da qua ci abbiamo saltato indietro. Saltando indietro, poi, se ascoltate la musica, vi verrà distinto seguire l'azione che avete appena terminato. Quindi avete uno stretch in allungo, richiamate la follower creando dei vari jump. Quindi padding, pada, padding, pada, che è sempre il saltino che avete fatto indietro. L'avete fatto indietro, lo rifate in avanti. Magari un po' meno. Non con i piedi pari, ok? Ma sì, per i leaders sarà sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra. Per noi dame, destra, sinistra, destra. Per quello padin, padam, padin, padam. Padin e avanti, padam, indietro. Padin, padam, padin, padam. Padin, stavo pensando alla pianura, padam, padin, padam. Padin, padam, vai. Quindi sarà sugar. Un, due, e padin, padam, padin, padam. E questa sarà la quarta ottava del secondo periodo musicale. Quindi tutto il secondo periodo è un, due, triple, triple, un, due, triple, triple, un, triple, triple, un, due, e ha, padin, padam, padin, padam. Non sarà indispensabile poi la mano che dà il check, ok? È solo un gioco, quindi potete farlo. Ora fateci delle domande prima di eseguire in musica, perché l'abbiamo fatta parecchie di corsa. Sì. Vabbè, dai, non era complicatissima, quindi... No, diciamo la prima parte, forse c'era più discorso di guida. A parte il pop talk. Stefania, io i miei giri, già. Così è modo di ripassarli. Allora, per il momento ancora, ecco qua, un grande divertimento anche stasera, sì, 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 ci divertiamo, altro che film. Ma voi non sapete retroscena, dal vivo forse ve li racconteremo, retroscena durante anche la diretta, che non si può dire adesso. Però potreste intuire qualche cosa. No, non posso. No. Poi me la riguardo. Ok. Allora, niente, tutto ok, allora, andiamo in musica, così vi rendete meglio conto del lavoro che abbiamo fatto, appunto, di figurazione con la musica. Facciamo già entrambi i periodi insieme, perché non c'è più tempo. Sì, poi. Sì, quindi dai. La rallento magari ancora un pelino, so che sarà magari, tra virgolette, un po' più lento, un po' più morbido, però avete tempo per pensare. Okay. Quando le chiamiamo. No. Come fai? Vabbè, base, passa l'uomo. Vabbè, parlo per me. Primo periodo. 5, 6, 7, 8. Doppia presa, donna finisce dell'uomo. Aspetta. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Posto? Posto? Vediamo insieme. Ancora? 5, 6, 5, 6, 5, 6. Gira l'uomo, doppia presa, donna sinistra, basket, e mano, passa sotto, pastor, giro insieme, sciuga. Comunque si era ancora dimenticata e l'ho guidata. Quindi vi fa capire che, vi fa capire che è tutto guidabile, perché non si ricorda niente. Non è mica vero. Lei pensa più a muovere la testa, eccetera, e poi si dimentica. Non è vero. C'è un capello fuori posto. Ma è di là. Okay. Sì, ok. Detto bene. Questo, penso che abbiamo terminato. Okay. Abbiamo terminato, sì. Tra 15 minuti faremo Just Steps con la TT. Sì. Ok. E vi ricordiamo quindi che settimana prossima lezioni online non le faremo, ma ci sarà una cosa molto particolare
per domenica, quindi state veramente attenti e rispondeteci. Manderemo anche una mail informativa per quanto riguarda l'apertura corsi, sì, per favore rispondete. Vi ricordo, ecco, se per rimanere collegati con noi, vabbè, tutti i canali Facebook, Swing Guys Academy, la pagina, e i nostri personali, Tiziana Sperzagni, Filippo Buccomino, ne ha due Filippo, o uno o l'altro, e Telegram, che ricevete un messaggino veloce con tutte le info. WhatsApp, telefono, e se non rispondiamo continuate a chiamare, fidatevi. Prima o poi risponderemo. Esatto. Ok. Facciamo bene. Come Bolognis, chiamate a qualsiasi numero, noi rispondiamo. No, non è vero. Chiamate. Vabbò. Ragazzi, buona serata e a più tardi per chi fa Jeff Stanks. Ciao.